fantastico, la linguina è quindi veramente eccezionale. Si fa parte dell'edificio, fanno parte dell'edificio dall'altro lato, ci sono gli archivi. Abbiamo tolto le vittime dall'anonimato, anche questo è un lavoro importante, i parenti esistono di queste persone, quindi loro vogliono e ci tengono molto che vengano ricordati. Fatto dalla prima dei morti, non ve li racconto tutti, perché faremo qua una vita, vi dico quelli più interessanti e peculiari della nostra storia e poi la mia preferita. Dipendenti che percepiscono uno stipendio. Yes, so myself, I am still a student. I study European studies in my master's. I just handed in my master's thesis a week ago, so I am about to finish my studies. Give you an insight on my association. I will tell you about our projects and what we do in our work. But most importantly, I would like to discuss with you on Europe, on the European Union, whatever you find interesting. I heard you are very talented students, so I think it's going to be an interesting discussion. Okay. And one of it is the Young European Federalists, which I represent. Okay. Viene definito quartiere generale dell'Europa perché in questo edificio, in questo cortile, ci sono le sedi di varie associazioni collegate all'Europa in modo diverso. Una di queste, il movimento... L'ha ricevuto, l'ha letto e hanno dovuto distruggerlo dopo la riunione. È rimasto solo un verbale, ma ci basta sapere chi ha partecipato e tutto quanto. E quindi oggi anche questa villa è un memoriale su questa conferenza. Oggi a leggere bene i documenti e tutto quanto appaiono più delle comparse queste figure. Sembra che la macchina questa della soluzione finale sia più organizzata intorno a Hitler per fargli impressione, per dirgli guarda cosa stiamo facendo. Non era tanto la sua, lui aveva altri. Very happy to welcome you here. And molto felice di accogliervi qua. And you see we are in a very strong degli affari europei. Germania, affari nazionali e internazionali. Yeah, and we will start with you. Yes. So some of you might understand me just like that, but I'm conscious that we have a translator too. Yeah.
di una villetta? Assolutamente no. Questo ragazzo sa di essere fidato, quindi sai che chi ti mettono vicino, è vero? Quindi lui va a lavorare con due occhi, molto attento che quello là non dica niente di sbagliato. Se dice qualcosa di sbagliato, barzellette, cose... Ha deciso la Corte Costituzionale, tra l'altro poco tempo fa, è così che ci sono due voti, si vota appunto il voto personale del candidato e questo ha un mandato diretto, si dice direct mandato qua, e il secondo è un voto per il partito e questo è disgiunto, per cui a volte bisogna fare una specie di compensazione perché sennò risulta sproporzionata la proporzione dei partiti, dei voti dei partiti rispetto al numero dei mandati diretti. Siccome salta fuori una discrepanza, magari sono più i mandati diretti a un partito e troppo pochi i loro rappresentanti dal punto di vista della proporzione del proporzionale, allora bisogna equilibrare e compensare. Perciò c'è un lavoro di calcolo che devono sistemare. Das Bundesland Berlin hat im letzten Jahr das letzte Mal nach diesem alten Zählsystem sein Parlament bestimmt. Die Bundesregierung